I centri di competenza per la riduzione del rischio in Campania sono stati tutti insieme coinvolti e impegnati in una giornata dedicata alla comprensione dei rischi di disastro nel senso ampio del termine, inclusi il monitoraggio, la sorveglianza, la previsione e le attività di prevenzione presso l'Università Federico II di Napoli. Il tutto nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ufficialmente istituita con la direttiva firmata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 1 aprile scorso. Tante le sinergie in campo per affrontare un tema spinoso e delicato, ma ascoltiamo Andrea Prota, direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università Federico II di Napoli, e Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Quattro dei centri di competenza della Protezione Civile che hanno sede qui a Napoli insieme presentano al mondo delle professioni e ai cittadini quello che fanno quotidianamente sul finanziamento della Protezione Civile per informare i cittadini, per stimolare delle politiche di prevenzione e anche per fornire strumenti e tecnologie avanzati per la riduzione dei rischi. Sarà anche l'occasione per noi del Dipartimento di Strutture per lanciare stamattina, nell'ambito di questa settimana, un docufilm sulle tavole vibranti, che poi sarà disponibile in rete e che dimostra come le nostre ricerche davvero sono un supporto effettivo alla riduzione dei rischi. Quest'anno, assieme agli architetti, saremo su 20 piazze della provincia di Napoli, quindi una grande occasione per i cittadini per conoscere questa iniziativa, per sapere come chiedere gratuitamente una visita del proprio edificio, e visita che poi si conclude con la compilazione di una scheda che faranno esperti strutturisti, ingegneri, architetti. Loro l'avranno, addirittura avranno un semaforo verde, arancione, rosso che segnala l'urgenza eventuale di una visita più specialistica. Il tutto in vista poi dell'uso del sisma bonus, strumento ancora poco usato ma che di fatto restituisce ai cittadini fino all'80% o addirittura all'85% della spesa dei lavori per la messa in sicurezza sismica della propria abitazione.